bisogna fare oggi tanti tanti complimenti alla squadra, ai ragazzi, perché arrivavamo alla terza partita, tanta stanchezza, due trasferte complicate in 4 giorni, con 2 giorni di viaggio per partita, tante energie tolte, però la squadra ancora una volta ha dimostrato il suo valore sotto l'aspetto mentale, soprattutto dell'atteggiamento. Siamo scesi a fare una buonissima partita, sono veramente soddisfatto di quello che ha fatto la squadra, soprattutto il primo tempo, ma anche nella gestione della gara. Un risultato che premia la prestazione e soprattutto l'attenzione della squadra. Grandissimo primo tempo, di spessore, tanta qualità, ritmo alto, siamo riusciti a prenderli bene, non ci siamo mai allungati, anche nelle distanze sotto palla, riuscivamo ad andare uomo contro uomo senza mai allungarci, eravamo belli stretti e compatti fra i reparti. Quindi sono veramente contento perché poi abbiamo fatto anche una buona fase di possesso con delle buone, delle ottime giocate, sviluppi veramente importanti. Abbiamo tenuto il ritmo alto e poi è venuto anche il gol di una bella azione. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per poter raddoppiare dove non siamo stati magari cattivi nel finalizzare dentro l'area. Siamo stati forse in alcune situazioni un po'. Si è peccato un po' di altruismo e di leggerezza, però questo è il cercare il pelo nell'uovo. Il primo tempo è stato veramente un primo tempo bello ed entusiasmante. Il secondo tempo poi siamo un po' calati fisicamente, come è giusto che sia, era la terza partita e ci siamo un po' abbassati, anche se siamo partiti bene bene, abbiamo avuto 3 occasioni importantissime per raddoppiare, il colpo di testa di Samaché sulla ribattuta sbrista di testa, scusa, il colpo di testa di Maricoso che ha preso la traversa sulla ribattuta. Sbrissa non è riuscito a capitalizzare, altre due, tre ripartenze quando eravamo 3 contro 1, 3 contro 2, non siamo riusciti a far gol, poi naturalmente esce l'avversario, quella stanchezza, quella voglia di recuperare e lì diciamo l'unica pecca è stata che forse non abbiamo avuto lucidità nel tenere forse un po' più la palla e di avere palleggio, però ripeto oggi era la terza partita di una settimana, 2 finali di coppa giocate, 2 trasferte difficili, impegnative, tante energie spese fisicamente e mentalmente. Oggi la squadra merita solo elogi. Hanno saputo soffrire i ragazzi con ordine. Abbiamo un po' subito l'avversario, ma questo è il calcio. Ti abbassi inevitabilmente perché per come giochiamo noi, quando poi non abbiamo gamba, perché la fatica si fa sentire, andiamo in difficoltà. Perché noi siamo una squadra che piace andare a fare pressione forte, a riaggredire, ad essere intensi, a raddoppiare. Tutto questo poi quando non hai le energie che ti accompagnano, fisiche, è normale che devi abbassarti. Abbiamo un po' sofferto l'avversario, come è giusto che sia, la partita dura 90 minuti, ci sono delle volte dove l'avversario deve uscire per un'inerzia mentale, perché deve cercare il risultato, perché vuole pareggiare, però noi, ripeto, avevamo pensato che ciò potesse accadere perché ci aspettavamo un calo fisico nel secondo tempo e volevamo fare, nella nostra idea, pensavamo che in qualche ripartenza potevamo chiudere la partita. L'unico rammarico è che i primi 10 minuti abbiamo avuto 3 palle per fare il secondo gol e chiudere la partita e non ci siamo riusciti. Quello poi cambia anche l'inerzia della gara, gli episodi non li abbiamo indirizzati a nostro favore. Però, come ha detto bene tu, la squadra ha dimostrato di saper soffrire a denti stretti e questa è una cosa che ancora ci fa più onore perché ricordiamoci che siamo il 2 di giugno e la stanchezza è tanta, le energie spese sono state tante e le vittorie sono state anche tante. Riparte da 0-0 perché guarda, basta girarci un attimo e abbiamo vinto la Coppa perdendo in casa e ribaltandola fuori. Quindi questo deve essere per noi un promemoria. Abbiamo vinto il primo tempo, abbiamo un secondo tempo a casa nostra, davanti alla nostra gente, l'ultima al provinciale, davanti al nostro pubblico, dove siamo chiamati a regalare una finale e uno spettacolo importante per i nostri tifosi e per la nostra gente.